Siamo alla fine della presentazione di LG V30, siamo a Berlino IFA 2017 e vado a farvi vedere il nostro smartphone, il nostro smartphone che abbiamo in questo momento in mano, ovvero il nuovo, vero, possiamo chiamarlo così, top di gamma dell'azienda. Si chiama ovviamente LG V30, quindi la seconda famiglia top di gamma dell'azienda oltre LG G. Si tratta di uno smartphone dotato di, prima di tutto lo vedete, un display full vision. Full vision in questo caso vuol dire 18 noni, un display 18 noni con risoluzione di 2880x1440 pixel, sono 6 pollici, è leggermente curvo sul bordo, ma non è così accentuata la curvatura, come anche il bordo non è così sottile, ve lo faccio vedere subito così ci leviamo il dubbio, per esempio come un S8/S8 Plus. Comunque veramente devo dire molto bello, con resistenza di grado militare 810G, resistenza all'acqua e alla polvere IP68, un frame in metallo, lo vedete lucido, che personalmente ricorda un po', secondo me, lo smartphone di Samsung. Sul retro trattiene abbastanza le impronte, lo vedete anche voi, un altro vetro Gorilla Glass esattamente come sulla parte frontale. Quassù abbiamo invece un LED flash, abbiamo poi due sensori che a occhio sono un laser autofocus e poi due fotocamere, una principale da 16 megapixel con apertura f1.6 e una grandangolare da 13 megapixel, quindi viene mantenuta la famosa, diciamo, il famoso abbinamento della doppia fotocamera di LG, una classica e una grandangolare. Vado a pulirlo perché, come vedete, onestamente mi sembra che si sporchi abbastanza. Qua sul retro abbiamo il lettore di impronte digitali, che è ancora in questo caso cliccabile, quindi molto bene sia per il posizionamento che per il fatto che è ancora un tasto cliccabile. Subito sotto abbiamo il logo di B&O, ovvero di Bang & Olufsen, l'azienda specializzata in audio, perché in questo caso abbiamo un quad DAC audio specifico per quanto riguarda la parte audio. Stavo cercando il tasto di accensione, ma ovviamente è sul retro, come vi avevo appena detto. Sul lato i due tasti del volume. Qualche altra specifica al volo, poi andiamo a mostrarvi un paio di funzionalità. Processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM LPDDR4X, 64 GB di memoria interna UFS 2.0 o anche nel taglio da 128, che andrà a chiamarsi LG V30 Plus, che sarà disponibile anche in Italia nella colorazione nera. In Italia invece dovrebbe arrivare la colorazione blu e quella argento. Batteria 3300 mAh, ovviamente ancora una volta non removibile, vi ho già detto resistente all'acqua, vi ho già detto quad audio, NFC, Bluetooth 5.0 e tutto quello che vi dovreste aspettare da un dispositivo simile. Vi faccio vedere un paio di feature software. Allora, inizio da una che sicuramente conoscete, ma mi dà l'occasione di, in questo caso non vado a fare davvero il sign in, mi dà l'occasione di parlarvi del fatto che qui sul palco si è parlato ancora una volta di Google Assistant. È stato confermato l'arrivo anche nel nostro paese entro la fine dell'anno, da oggi in coreano. Il mio coreano è un po' arrugginito, onestamente, per farvelo vedere al volo. Non c'è più il second display, ma c'è il nuovo pop-up che potete posizionare dove volete voi, vi faccio vedere, e con questo pop-up potete accedere a delle funzioni rapide che vedete qui, come per esempio la possibilità di prendere un appunto al volo, la possibilità di fare una nota al volo. Queste sono le opzioni al momento disponibili. Onestamente, detto proprio sinceramente, mi sembrano un po' poche rispetto a quello che si poteva fare magari con un second display, ma tant'è. Vi vado a parlare in un modo un pochino più approfondito della doppia fotocamera, quindi vado ad aprire l'applicazione della fotocamera e ve la faccio vedere qui. Una cosa che non ho detto è che il display è ancora un HDR10, quindi veramente ottimo, ed è un OLED, forse non l'avevo accennato un secondo fa, e questo sicuramente gli garantisce una grande luminosità e dei colori molto brillanti. Torno un attimo indietro solo per farvelo rivedere, devo dire veramente un display che sembra veramente notevole. Torniamo a parlare di fotocamera, quindi standard, grandangolare, frontale è quassù, ed è una frontale da 5 megapixel, sempre grandangolare. La capsula auricolare può essere utilizzata insieme al microfono per registrare audio, si è detto il numero di 100 decibel, ma insomma poi quello sarà veramente da testare. L'esempio più concreto è quello ovviamente dei concerti, vedete anche tra l'altro il passaggio molto fluido fra le due fotocamere, abbastanza fluido fra le due fotocamere. L'esempio è quello dei concerti per registrare audio sempre più nitido. Qui abbiamo ancora una volta la possibilità di fare lo zoom prima dello scatto, ve lo faccio rivedere. Tra le novità della fotocamera abbiamo, allora, intanto qui mi si è invertito avendo ruotato il telefono, la modalità cinematica che ci permette, senza perdita delle informazioni del colore, quindi se abbiamo capito bene dovrebbe poi essere possibile anche post produrlo ancora una volta dopo senza perdere informazione, degli effetti video molto interessanti, perché
c'è un'anteprima in tempo reale, è possibile anche poi, vado a riprenderlo, regolare l'intensità e la vignettatura, quindi molto interessante. Sempre dalla modalità cinematica è possibile accedere a un'altra funzione che è il point zoom, che ci permette di zoomare non solo nella zona centrale, tra l'altro come vedete non mi fa fare lo zoom normale in questa modalità, ma intanto possiamo scegliere dove andare a fare lo zoom e poi regolarlo come se fosse una vera videocamera con questo sensore, che non sta funzionando, proviamo a vedere, non sta assolutamente funzionando. Ok, scusate, stavo andando perché ho l'interfaccia ribaltata, ho usato il telefono al contrario, quindi tutte le opzioni sono al contrario. Quindi uno zoom molto fluido, non solo al centro, come dicevamo, e soprattutto appunto molto fluido, proprio con questo effetto cinematico, devo dire, abbastanza bello. Altre modalità, se andiamo qui vi faccio vedere, abbiamo tutte queste modalità fra cui scegliere. In più, se andiamo nello scatto manuale, abbiamo dei, quelli che potremmo chiamare genericamente preset, si chiama graphy, scusate per l'immagine bianca ma qualcuno ha scelto dei preset abbastanza inadatti ovviamente per questa situazione, per ottenere delle cose precise, quindi per ottenere una bella foto con lo soggetto in primo piano, un bel tramonto, delle belle luci, magari la Torre Eiffel, dei fuochi d'artificio e poi ancora altre modalità più altre che possiamo andare ad aggiungere. Quindi devo dire un comparto per quanto riguarda audio, video e foto veramente notevole. Se poi la qualità viene garantita come sui modelli precedenti, sicuramente sarà un bel passo avanti. Abbiamo poi anche delle nuove lenti in vetro, l'azienda si è molto vantata di queste nuove lenti in vetro. Prima di concludere voglio anche andare a farvi vedere la versione di Android, così ci leviamo subito questo dubbio tutti insieme. Sicuramente non sarà Ore ovviamente, ma allora quantomeno è la 712. Quindi punti cardine dello smartphone, sicuramente un hardware veramente aggiornato, un display full vision OLED, una doppia fotocamera con tantissime altre tecnologie, un quad HD audio con diciamo lavorazione da parte di Beiceno, e concludiamo parlando di disponibilità e prezzo in Italia. Purtroppo non abbiamo ancora informazioni precise, prezzo sicuramente da top di gamma, disponibilità diciamo noi entro la fine dell'anno, comunque un po' dopo il lancio in Corea, quindi non aspettatevelo per la fine di settembre. L'unica altra cosa che sappiamo per certo è che nella confezione italiana saranno disponibili tranquillamente le cuffie B&O che abbiamo visto durante la presentazione, quindi sicuramente un grandissimo punto a favore. Siamo molto tra virgolette eccitati di questo V30, finalmente uno smartphone che sembra veramente non voler rinunciare a nulla, speriamo di poterlo provare presto. Questa era solo un'anteprima, un saluto a tutti gli amici di androidworld.it.